hi guys now let's try this way of teaching okay now i'm on page 54 yes i'm on page 54 and i'm i'm going to read you this uh, reading here chick or flick would you watch a chick or flick okay this is about um reading uh oh this is about movies what you like about movies. How would you feel if your friends saw you at the cinema in a queue for the latest rom com or musical? If your answer is, What do you mean they'd be in the queue with me? it's a safe bet that you're a girl. If your answer is, That is never going to happen, you're probably a boy. Maybe you disagree with those stereotypes, but in the film industry, Different film types are definitely associated with gender. Allora, gender significa sesso, sesso maschile o sesso femminile. Ok? Qui vi dicono uh, How would you feel? Come vi sentireste if your friends saw you at the cinema? Se i tuoi amici ti vedessero al cinema in fila in the queue for the latest, latest rom-com or musical. A fare la fila per andare a vedere una, una commedia romantica oppure un musical? What do you mean? Se la tua risposta è what do you mean? Ma che vuoi dire? Loro starebbero con me. It's a safe bet that you're a girl. È facile vincere la scommessa che sei una ragazza. If your answer is... Invece se ha, la tua risposta è... That isn't ever going to happen ma non succederà mai e poi mai che io mi vada a vedere un rom-com oppure un musical, you're probably a boy. Probabilmente sei un ragazzo. Maybe you disagree with those stereotypes. Dice forse non sei d'accordo con questi stereotipi. In the film industry, different film types are definitely associated with gender. Al diversi film... Diversi tipi di film sono associati proprio al genere maschile o al genere femminile. Allora, vediamo un po'. Chick flicks. These are emotional dramas or love stories, in particular a good rom-com. The plot? Plot significa la trama. Usually involves a couple with obstacles to their relationship. Di solito la trama ha a che fare con una coppia che trova ostacoli nella loro relazione. Obstacles to their relationships. They're best friends. They're in different time zones. E qui fa gli esempi, no? Or maybe one of them is a ghost. The main female character is cute and funny. Allora dice. Il personaggio femminile principale, Main, is cute, è carina, and funny, simpatica. There may be songs, and you'll find yourself crying at some point. Ci potrebbero essere delle canzoni, e you will find ti ritroverai a piangere in alcuni punti, ok? in alcuni momenti. Men movies. Andiamo a vedere invece quali sono i men movies. Whatever the plot, a man movie usually involves a lot of special effects. Qualsiasi sia la trama, dice, whatever. A, a man movie, un film per uomini, usually involves a lot of special effects. There's fighting, explosions, and not a lot of dialogue. C'è un sacco di lotta, esplosioni e non tanto dialogo. It might be a war film, a spy film, or a story that is set in outer space. It might be all three at the same time. There probably aren't many female characters, but if there are, they're romantically linked to the hero. Allora dice. Potrebbe essere un film di guerra, un film di spionaggio, spy film, oppure una storia che è ambientata, set, nello spazio al di fuori della Terra, outer space. Potrebbe, might, it might be all three at the same time, potrebbe essere tutte e tre allo stesso tempo. Uh, non ci potre potrebbero non esserci molti personaggi femminili, but, però. Se ce ne sono, if there are, they're romantically linked to the hero. Sono romanticamente legati all'eroe. Andiamo a vedere, parla adesso degli stereotipi. Stereotypes, si chiamano gli stereotipi. Stereotypes. The stereotypes might be entertaining, che vuol dire divertenti. And nobody really believes that you can't be a girl And still enjoy horror films. Comunque sia, tu puoi sempre essere una ragazza, ma ti piacciono i film dell'orrore. But there is a more serious side to the topic of gender and films. Però dice c'è un, un lato più serio che riguarda l'argomento del sesso e dei film, sesso inteso ovviamente come genere maschile e femminile, no? Some people think that the big Hollywood blockbusters are too male, and that women and girls aren't represented enough in popular films. Quindi dice che alcuni pensano che i grandi blockbusters i grandi successi di Hollywood sono troppo maschili, cioè tutti i film di successo sono maschili, cioè um, hanno più il carattere maschile in evidenza quindi special effects fighting ok? and that women and girls aren't represented enough, ok? che le, fem le donne e le ragazze non sono ben rappresentate nei film popolari, quelli che hanno più successo most films give the impression that it's normal to be male, not female The early Star Wars film have hardly any female characters. The Hobbit films only have one. Se voi vedete questi blockbusters, è vero, personaggi femminili, mm, ce ne sono pochissimi. The, uh, the Batchdale test, questo test che si chiama Batchdale, is sometimes used by film critics to see if a film has a gender balance or not. È usato per vedere se c'è un bilanciamento del genere oppure no. To pass the Bechdel test, the film has to have at least two female characters who speak to each other without mentioning a man. Per passare questo test ed essere equilibrati, due donne devono, parla devono parlare tra di loro e mai riferirsi ad un uomo, altrimenti vuol dire che è orientato verso il genere maschile. It is estimated that about half of all popular films, including the whole Lore of the Rings trilogy and many Marvel superheroes films, fail this test. La maggior parte dei film, questo test, lo va male, insomma, non lo, lo perde. Critics also point out. Mettono in evidenza, i critici, that no woman had won the Oscar for Best Director until 2009. Pensate, nessuna donna regista ha vinto un Oscar dal 2009. That award, quel premio, went to Catherine Biglow for a film that was considered by many to be a classic man movie, about war and starring mostly men. Quindi, quest'unica donna che ha vinto questo premio, che ha fatto? Ha fatto un film tipicamente per uomini, dove c'era la maggior parte classic man movie. Ok? But there are signs that, starting to, that things are starting to change. We're beginning to see important female characters in blockbusters. like katniss everdeen in the hunger games franchise and ray in the most recent star wars films cominciano più donne ad essere presenti in questi film the word actress is also disappearing anche la parola actress che è la parola femminile di actor sta scomparendo and people have asked for ceremonies like the oscars to stop giving different awards to male and female actors. E hanno cominciato a chiedere anche che a, questi, a queste cerimonie che premiano le, la smettono di, fa, di dare i premi all'attore uomo e all'attore donna. Ok? Attore è attore. So perhaps one day we'll just call a film about human relationships a drama instead of chick flick perché attualmente i film che parlano di relazioni si chiamano chick flicks cioè quelli per le femminucce ok? now adesso che abbiamo letto e spiegato questo, questa, questa lettura um, io vi faccio vedere gli esercizi che dovete fare ok? che sono quelli che stanno nella pagina successiva ovvero il numero 3 Comprehension Check qui dice trova nel testo, scusatemi, espressioni che descrivono il film for girls and for women. Find an expression that describes films for boys. Ecco qui dovete dirmi come si chiamano, eh, queste sono le definizioni e voi dovete. Scrivere lì la parola che risponde a quella definizione. Poi l'esercizio numero 4, vocabulary. Avete visto, ci sono nel testo delle parole highlight che io vi ho, uh, vi ho descritto cosa sono, no? Adesso voi dovete dirmi Q che cosa significa: cassa oppure filo coda? Safe path, che cosa significa? Ok, quindi questo anche lo fate. Poi um, cercate di fare un piccolo riassunto rispetto a quello che abbiamo visto lì, okay? a quello che abbiamo letto nella pagina precedente. Un riassunto che vuol dire poche parole. Cercando di usare le parole nuove perché, più parole nuove usate, e più insomma eh, siete, avete imparato eh, nuove espressioni di inglese, avete quindi eh, allargato il vostro range of vocabulary. E questo ovviamente mi dimostra che avete appreso, che avete imparato. Quindi, per la prossima volta, questo questo compito. E poi vorrei sapere da voi. do you agree or not or you don't agree that there are movies for men and movies for women do you find that actually some movies are specifically uh, designed for men for um, because they are full of fighting full of blood uh, there is very little uh, conversation while movies for women and for girls are richer in vocabulary richer in dialogues and less uh, rich of uh, fighting and so on so if you think that this is only a stereotype you support your um, ideas if you think that it's true that it's true that female and girls usually like a certain kind of movies and boys like a different kind of movies you say so but you have to support your ideas okay try quando dite che siete d'accordo su una cosa oppure no dovete dare anche ragione della vostra uh, della vostra idea okay so i will see you next time bye bye